Buonasera e benvenuti in diretta al 91esimo minuto, finisce con un pareggio e zero gol tra Carpi e Bari. I biancorossi non sono riusciti a rovinare la festa al Carpi che va direttamente in Serie A con 4 giornate d'anticipo. E commenteremo questa partita insieme ovviamente al nostro Salvatore Guastella. Buonasera Salvatore. Grazie Barbara, ben ritrovati a tutti. E a Cristian Siciliani in studio questa sera insieme a noi. Buonasera, ciao Cristian. Vi ricordo il numero per intervenire in diretta 080 501 4668, ma lo sai Salvatore, il primo commento è sempre il tuo. Aspetta, mi fermo, il numero è 080 501 9998, hai ragione. Ti chiamano qui in radio invece. Hai ragione, perché mi confondo con la radio, bravo per avermi corretto. La prima gaffa è fatta, via, andiamo Salvatore. Non puoi che migliorare, guarda. Beh, è stato un pareggio... come dire, un po' diverso dagli altri, forse inutile, però almeno abbiamo intravisto qualcosa, considerando che giocavamo con una squadra che è stata un autentico rullo compressore, soprattutto in casa. Probabilmente quelli del Carpi gli è venuto il braccino del tennista sotto la rete quando deve fare la volée vincente, perché chiaramente avevano forse timore a non poter festeggiare se concedevano qualcosa in più. E qualcosa il Bari ha fatto vedere, insomma, il loro portiere ha fatto un paio di interventi importanti e soprattutto c'era forse anche un rigore all'ultimo. Eh sì. Ma insomma, non possiamo recriminare quello che non è stato per i 90 minuti di quest'oggi. Tutto quello che ci manca non è figlio della partita di oggi, ma bensì di 39. No, credo che 38 partite, 38, 30, quindi 37 indietro che siamo in questa situazione di rammarico, ancora di più considerando i risultati che ci sono anche state, addirittura con un pareggio si è accorciato il divario dalla zona nobile, la chiamiamo sempre così, però ripeto, è un altro pareggio in ottica salvezza buono, in altre ottiche no. Abbiamo il primo telespettatore in linea, pronto, buonasera. Buonasera a tutti, sono Massimo da Bari. Ciao. Buonasera. Ciao. Anche oggi bastava vincere e per assurdo ci saremmo avvicinati a quella zona playoff che tanto vogliamo tutti quanti. Vedere il Carpi festeggiare e non rimanere in Serie B è veramente proprio una delusione totale. Onore al Carpi, però oggi perdiamo noi a vedere festeggiare il Carpi. Buonasera. Grazie, grazie per il tuo intervento. Beh, Cristian, sì, fa un po' male effettivamente. Sì, fa un po' male perché ovviamente il Bari era partito con ben altri presupposti rispetto anche a quelli del Carpi. Però, ripeto, come diceva Salvatore, il rammarico è soprattutto per le partite, per i punti gettati al vento nelle precedenti occasioni, perché oggi, questa sera, possiamo dire che comunque in ogni caso contro la capolista la prestazione c'è stata. Però peccato che un punto che alla fine serve a poco in ottica appunto playoff. Sicuramente un Bari migliore questa sera rispetto, l'hai detto anche tu prima Salvatore, rispetto a quello visto venerdì sera. Sì, ma ovviamente... Merito bisogna... anche del cambio di pedine in gioco? Sì, può essere, ripeto, anche in virtù del fatto con chi stavamo giocando, perché sai, le prestazioni le devi anche valutare oltre alla prestazione singola della squadra, dei singoli, dei reparti, anche in virtù dell'avversario che è di fronte. E ripeto, il Carpi che ho visto in due o tre circostanze in casa è stato devastante con chiunque, quindi quest'oggi la prestazione è stata accettabile sotto molti punti di vista. Non abbiamo creato chissà quante palle gol, però siamo stati in partita sempre. È chiaro che sì, questi continui cambi questa volta hanno portato qualche beneficio, però riesco comunque a non comprenderli fino in fondo, perché quella che noi chiamiamo la mancanza di identità di una squadra forse è anche figlia di troppe rotazioni, di troppi cambi, di troppi spostamenti di ruolo, e anche quest'oggi c'è stata l'ennesima girandola di sostituzioni, però sono ritornate apposta alcune pedine. Sabelli ha fatto il terzino destro, Calderone ha fatto il terzino sinistro. Ricordiamo che era assente Schiattarelli infortunato. Romizzi ha fatto il centrale, Bellomo si è giocato un po' più avanti. Insomma, si sono messi è a posto. È tornato Defendi nel ruolo di mezzala. Esattamente, si sono messi a posto un po' di cose. E questo si è visto. E si è visto anche. Si è trovato la quadratura lì davanti, perché cambia spesso il terzo offensivo, il Bari che continua a far fatica comunque a trovare. Ma credo che quello sia anche, non solo frutto degli interpreti, ma probabilmente anche delle situazioni, degli schemi che non privilegiano, anche se oggi era difficilissimo, terreno
non poi propriamente comunque facile, con una difesa avversario che ha preso sì. 25 gol, 26 sì, gol durante la quest'anno, del campionato, cioè per gli amanti è dura con questo avversario qui, però il rammarico si fa ancora più corposo proprio perché ancora una volta abbiamo visto che si poteva raggiungere abbastanza è facilmente. È un campionato mediocre, sì, molto, assolutamente molto, molto sì. mediocre, quindi fa ancora più male non essere lì tra quelle che sono a 6-7 punti davanti a noi. Lo vediamo tra pochissimo leggendo la classifica, così facciamo felice Cristian. Diamo la linea ad un altro telespettatore. Pronto? Buonasera. Buonasera. Ciao, sono Luca. Ciao, Luca. Vorrei chiedere al Salvatore se sei d'accordo con la mia descrizione del gioco del Bari. Zero orizzontale. Se io da Bari dovessi subentrare a fare l'allenatore del Bari, se dice sono andato di cosa, la cosa che direi, dimenticatevi le palle dietro, perché ci hanno stancato, sempre con queste palle dietro. La palla arriva al centrocampo, quella di nuovo dietro, centrocampo e dietro. Le fasce completamente ignorate. Stasera solo una volta è stato servito Sabelli sulla destra, ha fatto un bel cross che ha tirato a volo dei tempi e basta. Poi ha tolto Boateng, che era l'unico che stasera dalla presa al centrocampo, all'attacco, scusate, e è andato a mettere le palle e non ce la fa neanche a camminare. Grazie, buonasera. Beh, in realtà Ebacua non è in buone condizioni, sì, al di là dell'infortunio, magari non si è allenato neppure bene, però davvero nelle ultime giornate è apparso. Lo vediamo un po' appesantito. Appesantito, Salvatore. Sì, è un mistero, il mistero Ebacua, insomma, era venuto presentandosi alla grandissima doppietta, sembrava quasi che finalmente il Bari aveva risolto tutti i suoi problemi d'attacco, invece è svanito, si è evaporato Ebacua. I motivi mi piacerebbe conoscerli, insomma, spero che non siano quelli di una cattiva gestione di se stesso, ovviamente, perché è strano che anche la caratteristica che, come dire, è quella, non può essere mai persa, cioè quella della forza fisica, della forza atletica, anche questa è venuta meno in Ebacua, quindi insomma è oltremodo deludente il suo apporto quest'anno. Sì, poi ti chiedeva sul piano del gioco il nostro ascoltatore, sì, un giudizio. Sì, obiettivamente noi pecchiamo in certe volte abbiamo esagerato in palle lunghe buttate lì davanti senza senso. E adesso invece cediamo in sembra eccessiva prudenza, giochiamo con la palla, giro palla, ma in quella inefficace, con la palla che spesso torna indietro e non invece a cercare di attaccare spazi vuoti, servire il pallone in corsa, perché il lancio in avanti tu lo puoi fare, ma se è sul taglio in diagonale di uno degli attaccanti, se è dritto per dritto è sempre preda dei difensori. Quindi certo. In questo noi abbiamo avuto quest'anno pochissime azioni che dicevi bella, questa è una bella azione che può portare qualcosa. Aveva ragione, conquistiamo poco il fondo, le fasce, che poi è l'obiettivo di quasi tutte le squadre, perché un conto è fare un cross dalla tre quarti e un conto è fare il cross dal fondo. Noi nel fondo ci siamo arrivati quest'anno purtroppo pochissime volte, e quelle poche volte che ci siamo arrivati abbiamo creato pericolo. Diamo la linea ad un altro telespettatore. Pronto, buonasera. Sì, buonasera, mi saluto agli ospiti. Buonasera. Ciao. Buonasera. Che pena, ragazzi, veramente, vedere sto campionato e vedere le squadre che ci sono davanti, che fanno un po' la lotta a chi deve perdere di più, e vedere i nostri ragazzi che, cioè, io continuo a vedere, non lo so se è un'impressione mia, una fissazione mia, ma continuo a vedere questi che fanno il compitino, cioè questi ragazzi fanno un compitino, più di quello non fanno. Il fatto che il giro palla, Salvatore Guastella, che fanno questo giro palla, secondo me è figlio proprio della mancanza di personalità, perché l'unico ad avere personalità può essere Donati, continui in difesa e l'altro, ma per il resto sono proprio, io non voglio usare espressioni forti, però ci siamo capiti, cioè qua manca proprio. E vedere festeggiare il Carpi, onore a loro, ma non deve essere una sconfitta per noi, ma per loro proprio, che stanno in mezzo al campo, che magari prendono il doppio di quanto prendono quei ragazzi,
Cioè, vedere che con quattro giornate in anticipo hanno vinto il campionato e noi siamo lì. Stravinto. Sicuramente Nicola dirà che oggi abbiamo fatto un'ottima partita, abbiamo giocato benissimo. Sì, ma non era questa la partita che doveva cambiare il senso del campionato. Sì, ma la sostanza è che noi oggi stiamo a metà classifica, cioè una classifica anonima, quindi ditele a Nicola di svegliarsi un po', che noi a Bari l'anonimato l'abbiamo vissuto per 37 anni, basta, non ne vogliamo più. Grazie per il suo intervento. La classifica testimonia quello e che andiamolo è stato subito a vedere della Cristian, squadra, perché quelli siamo quelli, cioè non infatti non c'è nulla il da Bari dire, è per praticamente a diciamo metà e a 10 punti, a 48 punti, scusatemi, a 10 nella decima posizione, 48 punti, a pari punti con il Lanciano e subito avanti troviamo Livorno nella zona playoff a pari punti con Avellino e poi Perugia, Pescara, Spezia, Vicenza, Bologna, Frosinone ovviamente. Sì, sono sei le lunghezze dalla coppia Avellino Livorno. Se ci guardiamo alle spalle, diciamo che la differenza è minima con le altre squadre, però sono sei punti distacco dalla zona playoff spalle, quindi bisognerà veramente lottare. In questo momento stavo vedendo che in questo momento si sta materializzando il peggior incubo di Lotito, primo Carpi, secondo Frosinone. È vero, clamoroso, chissà cosa starà davvero pensando. In ogni caso diceva bene comunque anche il nostro ascoltatore prima, su alcuni calciatori senza personalità non rischiano mai la giocata. A parte qualcuno, visto. Io sono d'accordo no, su no, quello che ha fatto. Mi dispiace, ma anche lo stesso Cristian Galano è irriconoscibile rispetto a quello anche della scorsa stagione. Lo stesso, no, sì, non parlo di questa sera, parlo in linee generali. Lo stesso De Luca, cioè non si azzarda mai la giocata anche negli ultimi metri. Sì, ripeto, è un anno anomalo, cioè un anno dove, per usare luoghi comuni, frasi fatte, non siamo né carne né pesce, ma come squadra, come singoli, si è persa l'identità di molti giocatori, si sono perse le caratteristiche peculiari di alcuni, c'è proprio stato un anno di assoluta involuzione per tanti, anche quelli che hanno, come dire, dato un certo apporto. Mi riferisco per esempio a Sabelli, mi riferisco a qualche altro, lo stesso Romizzi che non ha mai fatto mancare il suo apporto, comunque sono un gradino al di sotto sicuramente delle loro possibilità, ma non possibilità immaginarie, possibilità concrete che le conosciamo, le abbiamo viste. Quindi c'è stato un passo indietro da parte di tutti, insomma, e quindi certamente questo non ha aiutato a raggiungere l'obiettivo minimo, e lo ripeto ancora, minimo, che questa squadra secondo me doveva raggiungere, che erano i playoff, perché considerando anche quello che abbiamo visto in giro, le squadre, sì, la classifica, quindi la delusione la capisco e la comprendo, lo siamo tutti, certamente bisogna correre ai ripari e non commettere tutti gli errori che certamente in ogni settore di questa società, di questo gruppo, di questa squadra è stato fatto, quindi bisogna assolutamente non ripercorrere certe strade che sono state ampiamente hanno dimostrato ampiamente che non sono le strade giuste da percorrere. Comunque onore anche ai tanti tifosi, se guardi la Nord, tanti tifosi che erano lì a Carpi, perché sotto quel diluvio di sotto quel diluvio sera, a Carpi, cioè, di martedì da applausi, tanto almeno, di cappello, almeno loro sono stati da sono sempre stati impeccabili, diciamo, sì, i soliti aggettivi che oramai strameritati, per carità, ma sono oramai come dire stranoti, quindi è giusto che hai fatto bene a ricordarlo, ma io credo che anche nell'ultima partita in trasferta, con i giochi fatti, qualcuno avrà ancora voglia di andare a urlare il proprio incitamento ai colori della squadra. Sono più che convinta. Diamo la linea al nostro telespettatore. Pronto, buonasera. Signori, buonasera. Nicola Tripettista. Ciao, buonasera, Nicola. Ora ti puoi sbizzarrire sull'arbitro e con Peretta. E sul rigore, via. No, aspetta. No, sono anestetizzato stasera. La partita è stata discreta. Hanno giocato, hanno fatto il loro. Quello che voglio dire è questo, che quest'anno manca il Guido Angelozzi della situazione, il papà che li metteva a letto in settimana presto, così il giorno della partita erano brillanti e squillanti, e non che la settimana vanno a fare i bagordi e le ore piccole, quindi come Bagua, per esempio, che cammina in mezzo al campo e che fa sempre le ore piccole, come da alcune notizie che ci però circolano. Nicola, queste sono voci cose da verificare, esatto. Cioè non possiamo comunque dare impasto a tutti, che sono, quindi
Non sto dicendo che sono certe, da notizie che si sentono. Eh sì, però bisogna provare certe cose. Non diciamole se non è che sono provate. Attaccare un calciatore senza delle prove, Nicola. Va bene. No, diciamo, mettiamo la pulce nell'orecchio. L'altra cosa, altre persone che rallentano il gioco, come diceva l'amico prima, che passano indietro e come Donati, che quando prende il pallone la squadra si ferma, cioè il gioco si ferma. Comunque stasera sono basta così. Arrivederci. Grazie Nicola. Beh, direi di non entrare in merito di certi discorsi perché ovviamente non sono verificabili, non li possiamo verificare e dobbiamo basarci solo e soltanto, almeno in questo spazio, su quello che vediamo, quello che vediamo in campo. Effettivamente sì. E Bagua è lontano giocatore Bagua di quello che abbiamo anche visto. Bagua è lontano parente delle Bagua visto e stravisto a Varese, alla Spezia e anche quando alle prime partite da noi. Sicuramente sì. Però da qui a... io ho detto prima cattiva gestione di se stessi perché probabilmente non si allena con la dovuta intensità, non mi riferivo certamente a quello che probabilmente alla sua vita privata perché non la conosco, assolutamente. Però un calo di forma così evidente insomma mi fa pensare che non si sta allenando con la testa giusta, non lo so, ma sia lui sia qualche altro. Perché non è al di là di qualche problema fisico che effettivamente sì, comunque l'ha penalizzato. Sì, è chiaro che quando c'è problemi fisici non ti puoi allenare al 100%, e quindi lo paghi poi quando sei in campo. E tu lo però sai bene. 90 minuti è un conto, però sai, anche se non sei allenato al 100%, devi fare un quarto d'ora, 20 minuti, beh, quello lo puoi fare con una certa intensità. Invece Bagua, a parte stasera che è stato veramente poco in campo, lo sto vedendo in difficoltà. Diamo la linea ad un altro telespettatore. Pronto, buonasera. Sì, buonasera, sono Gigi da Bari. Buonasera. Ciao Gigi. Niente, di Bagua bastava leggere anche il sito dei tifosi dello Spezia, praticamente alla sua cessione non sono rimasti certamente delusi, per cui Bagua era scalato al quarto posto nella classifica degli attaccanti spezzini e certamente Angelozzi non si sarebbe mai privato, è troppo furbo, di un giocatore che insomma che comunque rendeva in campo. Ecco. Beh, le scelte hanno dato ragione a loro, comunque lo Spezia in piena corsa comunque per i playoff. Appunto, mentre Nicola ha la capacità di far annoiare anche le squadre avversarie, perché comunque è così noioso il suo gioco, sembra di essere tornati ai tempi di Guido Carboni, veramente, guarda, un gioco così, io ricordo comunque un altro miracolo. Però Carboni aveva tra le mani un Bari completamente diverso, e questo bisogna dirlo, perché c'era una qualità completamente differente. Io comunque ricordo un altro miracolo di Guarna a inizio partita, e comunque ricordo qualcosina fatta dal Bari, quindi al 90esimo, perché quando il Carpi ormai stava già quasi per entrare in campo per festeggiare, allenatori panchinari, roba va, quindi non vedo tutta questa prestazione anche oggi, quindi l'anno prossimo ci vorrà un uomo di calcio, un Lino Foschi, un Parinetti, un Angelotti. Parliamo di questo, perché anche l'ascoltatore precedente Nicola comunque aveva sollevato un po' il problema sulla mancanza magari del classico uomo di calcio, di una presenza comunque importante anche all'interno poi dello spogliatoio. Ci saranno sicuramente delle valutazioni da fare, credo che Paparesta deve confrontarsi con qualcuno che gli possa far così valutare con distacco quelli che sono stati i rendimenti a qualsiasi livello di tutti i protagonisti. Sì, a partire dalla posizione poi del direttore sportivo. Certamente, ma guarda che la prima cosa che si deve mettere in discussione credo che dovrà essere lui stesso, in che senso? Di riuscire ad avere una valutazione ovviamente obiettiva e distaccata su tutti, per poi riaffidare certi incarichi o affidare gli incarichi cruciali in una squadra di calcio alle persone giuste. La stessa presenza di Antonelli quest'anno è stato un po'. No, ma adesso a volte ritorna. Io poi ritengo anche le che dichiarazioni non le ho particolarmente condivise. Con quattro innesti, la squadra. Questa è una squadra che l'anno prossimo può ambire la Serie calcio, A. Cioè, la cosa giusta è mettersi in discussione. Meglio evitare, certo. Sempre. Dal presidente in giù, tutti in discussione. Perché in questo modo,
se la sedia sotto dove sei seduto, per non usare quel termine, scotta un po' anche nei momenti buoni, vuol dire che devi stare sempre attento, vigile, devi dare il meglio di te stesso, ognuno nel suo settore di competenza. Quindi questo deve valutare la società, il presidente in primis, quindi deve fare queste valutazioni e si deve confrontare con qualcuno che non sia uno yes man che gli dice sì sempre, perché sarebbe un errore, e soprattutto deve farlo con chi ha a cuore le sorti di questa società e questa squadra. Beh, sicuramente a meno di un mese ci sarà la resa dei conti e poi si vedrà, visto che sarà la fine del Beh, io credo che campionato. già dopo Avranno questa iniziato partita già a si gioca con la parlarne. resta, avrà comunque incominciato a fare un po' il punto della situazione, perché ovviamente non bisogna perdere tempo. Mentre la scorsa stagione comunque il Bari è acquistato all'asta, comunque si è dovuto comunque perdere del tempo, questa volta c'è tutto comunque la possibilità comunque di recuperare. Allora, la regia ci Sì, sollecita, ci prendiamo dobbiamo un andare in attimo di pubblicità. pausa, ritorniamo tra pochissimo. Ed eccoci tornati in diretta al 91esimo minuto. Stiamo ovviamente commentando il risultato tra Carpi e Bari, un pareggio, lo ricordiamo, il Carpi ormai è in Serie A con 4 giornate d'anticipo, il Bari invece è in corsa, a quanto pare, almeno Si si festeggia, spera, stanno festeggiando per i sotto il playoff. diluvio, Sì, però festeggiano sotto il forse. diluvio, Tra Carpi. l'altro un po' ingannati dai colori, perché sono biancorossi anche loro, Eh sì, quindi questa cosa fa ancora più sì. innervosire, dirai. Tra Vabbè, pochissimo però non se ci la sono collegheremo. meritata tutto questo. Assolutamente, Stra meritata. strameritata davvero. Allora, tra pochissimo ci collegheremo anche con Enzo Tambora, chissà se starà facendo il suo video selfie tradizionale Sicuro, ormai, sicuro. Christian, sicuramente. Bisognerà capire con quale abbigliamento, però. Noi speriamo sempre in pigiama, però in pigiama non ce Prima lo fa mai, o poi prima o lo farà, poi succederà. Allora, ve lo chiedo sempre ad ogni puntata, il migliore in campo secondo voi, ma ve lo chiedo dopo perché abbiamo Enzo Tamborra. Ciao Enzo, buonasera. buona serata anche a voi. Ciao Enzo. Posso rispondere io, migliore in campo? Vai. Beh, oggi Bellomo. Ti è piaciuto? Beh, ha giocato una discreta partita, soprattutto il tiro all'ultimo minuto avrebbe potuto dare la vittoria al Bari e devo dire che insomma è stata una prodezza balistica, fermo restando che comunque insomma parliamo di una partita da 6,5, forse la migliore partita di Bellomo da quando è tornato al Bari. Non parliamo di picchi di prestazione, però diciamo qualcosina in più si è vista rispetto ad altre volte, la voglia, l'impegno, qualcosina in più si è vista, insomma. Diciamo che oggi il Bari ha giocato alla pari, se non meglio, della capolista. Probabilmente il Carpi aveva il braccino tipico di chi è un passo dal traguardo, però il Bari ha giocato, a mio avviso, una buona gara, evidenziando però ancora una volta un limite grosso. Cioè, anche quando gioca il Bari, gioca bene il Bari, gli manca qualcosina negli ultimi 16 metri, gli manca Sì. l'attaccante in grado di fare la differenza, ma l'attaccante anche in grado di proporre, perché nessuno degli attaccanti si è reso pericoloso oggi. Se poi andiamo a vedere la Vero. partita, non c'è un tiro in porta agli attaccanti. In pratica hanno tirato Donati di testa, ha tirato Bellomo nel finale, e adesso non ricordo gli altri, Camporese all'inizio gara, ma non c'è un tiro degli attaccanti, ed è francamente un dato che fa riflettere. Penso, guardando la classifica fa ancora più male, perché continua a vedere magari squadre che si sono un po' piantate lì, tipo Avellino o anche Livorno, però il Bari purtroppo pare ormai fuori dai giochi. Nel mio video selfie su Repubblica ho iniziato così: avessimo giocato sempre così, come dire, insomma, non ci sarebbero stati problemi ad entrare fra le prime Eh sì, il otto rammarico soprattutto squadre del per quelle campionato, partite, sì. tra le prime 8 squadre del campionato. Insomma, noi stiamo vedendo delle squadre che si stanno trascinando faticosamente verso i playoff. L'Avellino è in chiara difficoltà, il Livorno vivacchia, fa punticini e non va oltre questo tipo di standard. È un peccato perché, insomma, il problema è che adesso sono 6 punti e 4 partite. Quattro partite, sì. Certo, tutto può ancora accadere, una possibilità la dobbiamo sempre, come dire, lasciare al Bari, ma obiettivamente adesso dovrebbero crollare completamente gli altri e il Bari vincere tutte. Che ti devo Sì, dicono il dire? rammarico, anzi, soprattutto per le partite scorse, perché obiettivamente sì, oggi contro la capolista la prestazione tutto sommato c'è stata, però ovviamente i punti Sì, persi in ripeto, è precedenza. stata una discreta partita. Ci manca qualcosa al momento di incidere e di lasciare il segno, ma nel complesso è stata una buona partita. Insomma, non parliamo
parliamo di partite eccezionali, non parliamo di una partita straordinaria, però di una discreta, partita. Salvatore, c'è qualcosa che vuoi chiedere a Enzo? No, ma chiedere a Enzo no, ma sono d'accordo con lui, insomma, è stata una partita, l'ho detto prima, è stata una partita tutto sommato che ci può stare, apprezzabile, con una squadra che sul proprio terreno non ha lasciato scampo a nessuno, che ha subito pochissimi e rarissimi gol. Quindi, ripeto, non è quest'oggi che il rammarico del Bari deve, si è materializzato, ma nelle 37 partite precedenti. Adesso c'è ancora la speranza della matematica, però io personalmente non ci voglio sperare più, perché le delusioni sono state troppe. Quindi se accade, bene, ma se non accade mi sembra anche abbastanza normale. Ci faremo un altro giro in Serie B. Sì, ti ho rubato il tuo iPad per girare Enzo delle considerazioni di approfittiamo Antonelli della tua presenza, Enzo. Sì, perché in sostanza Enzo Antonelli dice... Ne posso dire una così? Vai. Ci provo? Ce la siamo giocati alla pari e meglio della capolista. Beh, no. Ha parlato di partita straordinaria, però ha puntato l'indice ancora sugli arbitri, ha detto per noi c'era un rigore netto, ha annunciato anche un silenzio del tecnico Davide Nicola, il mister non ha voglia di parlare né di commentare la partita, sono comunque le dichiarazioni di Antonelli. Enzo? Allora, guarda, il rigore c'era, perché si è vista la spinta di Gabriel a un suo compagno di squadra che a sua volta travolte Babi, il rigore c'era però tutto. Adesso... far girare tutto intorno alla questione degli arbitri mi sembra, come dire, poco elegante, devo dirti, perché se ora facciamo passare il concetto che il Bari non è dove deve essere per gli arbitri, siamo completamente fuori strada. Devo dire la verità, non mi sembra neanche molto sportivo, se vuoi sapere la mia. Tutto sommato veniamo da una partita, cioè quella contro il Bologna, dove ci è stato dato un qualcosa che forse a norma di regolamento c'era pure, ma che non tutti gli arbitri danno, quindi smettiamola di fare queste cose, insomma accettiamo il verdetto sul campo, però adesso dire prendersela con gli arbitri mi sembra che non lanciamo un segnale molto, molto sportivo alla piazza. Per carità, probabilmente il saldo è negativo, ma credo che alla fine non siano stati gli arbitri ad incidere sul rendimento e sulla classifica del Bari, probabilmente forse hai perso un paio di punti nel complesso, ma al di là di questo insomma non fare silenzio stampa. Antonelli sono 3-4 settimane che parla degli arbitri, io credo che invece gli errori andrebbero cercati altrove. Enzo, Gianluca Paparesta disse faremo il punto dopo la partita contro il Carpi, è il momento anche a questo punto di pensare già a quello che sarà il futuro prossimo del Bari. Eh sì, siamo curiosi di sapere che cosa dirà Gianluca Paparesta, bisogna capire molte cose. Da come, diciamo, si agita da qualche tempo a questa parte Antonelli, che sembrava un po' ai margini del progetto, a questo punto non escludo che invece ne faccia parte, perché lo vedo molto parte attiva in questo finale di campionato. Insomma, per mesi sembrava molto dietro le quinte, ricorderete. Sì, insomma, sì, invece sì. Negli ultimi tempi, tra qualche conferenza stampa e qualche intervista e qualche uscita, tipo quella di questa sera, è un Antonelli che a mio avviso non è da escludere che faccia parte ancora del progetto del Bari, almeno questa è la sensazione che si ha da questo suo attivismo degli ultimi tempi. C'è qualcos'altro che volete aggiungere, Salvatore? D'accordo? Ok, perfetto, Enzo, allora ti auguriamo buona serata, ci vediamo ovviamente domani. Buona serata, devo dire, l'ho detto l'altra volta, comunque forza Carpi, perché... le storie che racconta il calcio, che il calcio è capace di raccontare, come quella delle favole, come quella dei Carpi, fanno bene un po' a tutti noi, perché ci danno sempre l'impressione che, come dice il famoso mago di Turia Ronzo Pugliese, quando scendeva in campo contro le grandi, 22 gambe abbiamo noi e 22 gambe hanno loro. Il Carpi dimostra che con una squadra della quale, ripeto ancora una volta, fare fatica a ricordare tre nomi, ha vinto con 4 giornate d'anticipo del campionato, e oggi ho visto un'intervista a Castori che tutto sembra, tranne che l'allenatore che l'anno prossimo andrà in Serie A, ma proprio per caratteristiche, ma viva il calcio, viva Castori, che peraltro ho scoperto stasera aver vinto ben 9 campionati in carriera. È vero che ha 62 anni, però 9 campionati in carriera non li vincono tutti. Sarà contento Lotito, perché poi il Frosinone è al secondo posto, dopo la vittoria anche contro la Ternana di questa sera. Stupendo, Carpi Frosinone, stupendo. Carpi Frosinone, Sassuolo, Chievo,
non ricordo le Empoli. altre. Empoli, fantastico. Va bene, ti lasciamo sognare No, 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 sono tranquillamente. quelle che sono in Serie A, messe Sì, tutte assieme sì. sono metà Milano, Eh metà sì, Roma, insomma, praticamente sì. Come popolazione. Praticamente ecco. sì, Ma anche perché neanche si metà, dovranno un po' esatto. attrezzare i carpi. Va bene, altra storia. Grazie mille, Enzo, buona serata. Buona serata a voi. Ciao, Enzo. Beh, effettivamente sì, si dovranno attrezzare l'anno prossimo. Sono problemi loro, eh. Tu dici, non problemi loro. Chiamo anche i problemi del sono carpi. Problemi un sì, po' più... belli da risolvere. Dici, sì. Comunque sì, Antonelli ha anche dichiarato sì, di aver so, visto sì, io una ti ho praticamente rubato le casa però tua, sì, vai, Cristian, vai. Lo sai. Una partita stradominata, ecco perché dicevo prima, non ha ah, detto. Quindi peggio ancora, ecco. È andato oltre quello che... Sì, secondo me sono dichiarazioni forse dovute, però sì, ma onestamente. In questo caso sì. Meglio non esagerare per quello che è stato il campionato sì, del Bari. Sì, ripeto, con io la prestazione del Bari l'ho descritta, c'è stata, obiettivamente una prestazione apprezzabile, non abbiamo chissà fatto quali sfraceli, però in virtù del fatto che giocavamo con una squadra, ripeto, il Carpi che io ho visto in più circostanze giocare in casa e ha stradominato qualsiasi avversario. Ora lo possiamo dire, una squadra di Serie A. Sì, no, ma voglio dire, con grande merito è riuscito a fare un'autentica impresa, perché già per il Carpi andare in Serie A senza passare dai play-off era già un'impresa. C'è riuscita con 4 giornate d'anticipo, è veramente una favola che rimarrà nella storia del calcio del Carpi e non solo del Poi Carpi. Poi diceva bene Enzo, anche giusto non ridurre tutta una questione comunque di arbitrale. Comunque il rigore c'era. Sì, il rigore c'era. E sono d'accordo con Enzo sul fatto che il saldo dal punto di vista del trattamento arbitrale del Bari non è positivo. Non c'è mai stato il Bari non è in quella zona, soprattutto per certamente, non ci ha dato una mano neanche questo, però ovviamente non possiamo trovare l'alibi degli arbitraggi certo. per il quasi... Vorrei usare un termine un po' forte, fallimentare campionato fatto fino adesso, perché il Bari che non è lì tra quelle squadre che sono a 56-58 punti minimo, e gran parte della colpa è solo nostra. 0850119998, questa volta l'ho azzeccato Cristian, il numero per intervenire in diretta, diamo la linea ad un altro telespettatore. Pronto, buonasera. Pronto, buonasera, sono Enzo, non Tamboro ma Enzo di Bari. Ciao Enzo. Un abbraccio a tutti ragazzi, complimenti. Buonasera. Io chiamo per drammatizzare, intanto dico smettiamo di piangerci addosso, ormai è andata così, questa è una telefonata proprio per sdrammatizzare, per dare un messaggio a tutti i miei amici tifosi biancorossi. Sdrammatizzo a questa maniera, mi auguro che il prossimo campionato possa rientrare Polenta e potremo acquistare anche maccheroni e lasagne, potremmo fare un fridente appetibile, lasagne, maccheroni e Polenta. Speriamo che tutto va bene. Un abbraccio a tutti, ragazzi. Grazie, grazie Enzo, sempre grazie. Con quella forza di sdrammatizzare, di sorridere, meno male. Di farci sorridere anche. Meno male. Non mi avete risposto prima, avete fatto rispondere a Enzo sul migliore in campo. Pure per te, Bellomo? Non lo so. Sì, diciamo una trentina di secondi. Ti quando vai in pizzeria e ordini la pizza sì, tu che prendi. Su troppo... obiettivamente sì, è stata una buona prestazione di Bellomo e... Insomma, era un po' che non giocavo una partita anche così continua. Anche i due difensori centrali, Contini e Camporese, comunque hanno Contini sì. ormai è una contro, certezza, contro devo dire la verità. Contini ormai diciamo è che abbiamo fatto una garanzia. Tutta la squadra si è comportata da 6-6,5, che è una bella votazione. Magari tutte e le partite... la Guastella, insomma. No, magari tutte le 37 partite precedenti, tutti d'11 con lo stesso rendimento, perché noi... Abbiamo avuto parecchie partite dove 3-4 giocatori li abbiamo praticamente sempre regalati. Sì, infatti. Vuoi per colpa loro, vuoi perché messi in un ruolo che non posso chiedere a chi non ha le caratteristiche di fare certe cose. E quindi certi esperimenti li abbiamo pagati a caro prezzo, secondo me. Abbiamo un altro telespettatore in linea. Pronto, buonasera. Sì, buonasera a tutti, sono Maurizio. Buonasera Maurizio. Ho chiamato perché volevo dire due cose. Sì. Allora, la prima è, ma è vero che è tifoso del Parma? Chi? Cristian. Cristian. Purtroppo per Bari. Lui sì. Ma come si fa a condurre il Parma tifosi di tifoso del Parma? No, ma chi? Beh, no, comunque, sono due cose diverse. A parte questo, la seconda cosa era
comunque ricordiamoci che noi dobbiamo giocare ancora con lo Spezia, quindi siamo a 3 punti ipotetici dai playoff. Eh no, ma lo Spezia non è, lo Spezia credo che ci abbia dato ora... Controlliamo, no, è dentro, subito. È dentro. Sì, dico, ma molti più punti, non ha 6 punti 57 da Bari, punti, ne ha 57, sono 9 quindi... punti... 54. No, 54 Livorno e Avellino. Lo Spezia 57, Spezia, tenendo conto che anche il vantaggio degli scontri diretti, dunque sono ipoteticamente 10 punti dallo Spezia. E allora, questa cosa ci penalizza per la Serie A. È irraggiungibile. Grazie, arrivederci. Grazie, buonasera. Vabbè. Allora, prossimo incontro sarà un incontro in casa, sì, con il Cittadella. Sì, il Cittadella che è in corsa per la play-out. Sì, per i play-out, sì, 40 punti il Cittadella. Sì, e teoricamente... Poi vedere che con queste squadre che insomma... No, teoricamente una partita abbordabile, in questo momento comunque l'importante è onorare sino in fondo questo campionato e la maglia, Per rispetto poi di tutta la tifoseria, a prescindere, Cristiano, perché sì, io non riesco, no, Salvatore, no, francamente, a credere più vincere, all'ipotesi, a prescindere dagli ipotetici risultati che possono avvenire ancora. L'intento deve essere quello. Ma deve essere quello, perché però, devi dare stando dimostrazione a quello che hanno dichiarato, l'intento è sempre stato quello, almeno ho capito, l'intento è sempre stato quello, però i risultati sono stati hanno detto drammaticamente altro, certo, diversi da quelli che ci venivano prospettati. Deve essere quello per capire se, come ho detto l'altra volta, innanzitutto per onorare la maglia, non lo dico per ruffianeria, perché devi sempre onorare la maglia che indossi fino all'ultimo minuto dell'ultima partita ufficiale, e neanche quello, anche quelle amichevoli, secondo me. Poi perché qualcuno deve probabilmente far ricredere o confermarsi o rinnovare o dire che si merita di giocare in questa piazza. Quindi le motivazioni sono molteplici, oltre a quelle del risultato in sé ormai tanto agognato ma svanito oramai nel nulla, anche se la matematica ancora ci dice di no, però è dovere di tutti, tutti di fare il proprio dovere al massimo, per la squadra è provare a vincere tutte le partite. Fino adesso non è che ne abbiamo vinte tante, no, perché quelle che dovevano essere gli appuntamenti sono cruciali di fila che siamo... negli ultimi 5 partite abbiamo fatto 4 pareggi, una sconfitta. Esatto. Questi 50 punti tanto agognati li stiamo raggiungendo punto per punto. Va bene, allora dalla regia ovviamente ci sollecitano, ci prendiamo un attimo di pubblicità e torniamo tra pochissimo. Ben ritrovati in diretta al 91esimo minuto nella terza e ultima parte del nostro programma. Diamo subito la linea ad un telespettatore. Pronto, buonasera. Buonasera, sono Leo. Buonasera. Ciao Leo. Volevo commentare l'episodio 93esimo, cioè il rigore non dato. Per me questo è una cosa scandalosa, perché era un rigore nettissimo. A me, quando sto vedendo la partita, sembrava che l'arbitro stesse aspettando insieme ai tifosi e ai calciatori se dovessero festeggiare. Mi ha dato questa impressione brutta. E poi, come ha detto Tambora, io non voglio spostare l'attenzione sugli altri, ma voglio solamente commentare che il Bari ha fatto una buona partita e per me meritava la vittoria, per quello che ho visto. Grazie per il suo intervento. Dopo ricordo che Peretto si è anche trovato sulla traiettoria, no? Sì, di un calcio d'angolo. Di calcio d'angolo. Sì, di calcio d'angolo, tra l'altro, aggiunto per il Carpi. Che, ma ha evitato il tiro diretto in porta, insomma, è stato costretto qualcuno. Il rigore era netto. Il rigore, tra l'altro, te l'ho descritto pure prima del replay. Sì, il portiere aveva catapultato addosso a un suo compagno, quindi in due sono andati addosso ad Alava. Che è pure grosso fisicamente, però sopportare il saldo con gli arbitri è comunque negativo per quanto riguarda la stagione. Tutta l'intera stagione. Io credo che il rigore ci poteva stare tutta la vita nel calcio italiano. Dico, in qualche altro calcio no, in Inghilterra forse non l'avrebbero neanche dato. No, lo dico per i parametri del calcio italiano, quello è il rigore, perché ne ho visti dati di più scandalosi, cioè di meno evidenti. Questo qui era veramente un calcio di rigore, ma... che obiettivamente ci manca, insomma, questo è vero. Forse sarà stato anche complice la fine della partita, Christian, sarebbe significato rovinare la festa, però adesso non stiamo qui a parlare di regolamento, no, le regole sono regole. Però magari... Anche all'ultimo secondo, se il rigore c'è, si fischia. Non lo so perché l'arbitro, cosa non ha visto. Non siamo fortunati, dai. No, sotto questo aspetto no.
E allora, visto che il mister è in silenzio stampa, sì, almeno per questa sera non parlerà, chiediamo alla regia di contattare il presidente in modo tale, l'abbiamo visto più volte inquadrato questa sera, vediamo insomma qual è la sua opinione. Il presidente del, a meno che non sono coinvolti in qualche modo nei festeggiamenti del Carpi. No, beh, era, in ospite, era ospite lì in tribuna d'onore con le autorità. Di Lega dovrebbe, sì, dovrebbe che... sì, festeggiare insieme a tutti. Allora chiediamo alla regia di provare a contattare Paparesta, altrimenti riapriamo la linea ai nostri tifosi che insomma... Tanto mi ha dato un messaggio di un telespettatore. Vai, Mario, che no, sottolineava anche la prestazione comunque di Enrico Quarna, che era stato un portiere un po' dimenticato, però anche oggi comunque con un paio di parate. Soprattutto nei primi minuti è stato costretto in qualche modo a dare il suo contributo importante a questo risultato. Abbiamo una telefonata in linea, pronto, buonasera. Sì, buonasera, sono Beppe Biondi, sensitivo. Ciao Cristian. Ciao Beppe. Senti, io, allora, 2 o 3 mesi fa avevo già detto a Enzo che la stagione del Bari sarebbe stata di transito, infatti questo è accaduto, quindi in tempi non sospetti già mi ero dichiarato. Adesso invece, Beppe, cosa ti senti? No, adesso è, diciamo, come dire, si vivacchia e finisce così, una stagione, diciamo, che non dà né di carne né di pesce. L'unica cosa che devo aggiungere importante è che secondo me Galano è un concentrato di energia negativa, quindi per ritrovarsi deve assolutamente andare via dal Bari. Se Galano rimane al Bari non sarà più il giocatore del tempo scorso, purtroppo questo è il mio... è la mia premonizione, insomma. Va bene, grazie. Grazie. Beh, bisogna dire che non è stata gestita neanche nel migliore dei modi la questione Galano, che peraltro comunque lui ha il contratto in scadenza però nel ancora fine 2016. Sì, 2016, quindi comunque ha tempo anche per rinnovarlo, però in effetti è un patrimonio che è stato svalutato rispetto ovviamente al Galano della passata stagione, 13 gol. Già in quel caso non c'erano state poi effettive richieste che poi abbiano potuto far vacillare seriamente il presidente Gianluca Paparesta. Non ha nascosto insomma di voler qualche mal di pancia Cristian sì. lo ha avuto, ovviamente aspirava alla massima serie, però è chiaro che non riesce ancora a ritornare ad essere il Cristian Galano che abbiamo conosciuto, al di là degli 11 gol insomma dell'anno scorso, però siamo veramente abituati a vedere un altro Cristian Galano. Sì, no, ecco perché dico ovviamente il suo valore è sceso, però staremo a vedere. Abbiamo un'altra telefonata in linea, però pronto, buonasera. Sì, ciao Barbara, buonasera, saluto i due ospiti. Buonasera. Allora, Cristian, mi rivolgo a te che diciamo sei un po' più giovanotto d'età. Io ho un gioco che tu conoscerai sicuramente, si chiama Football Manager 2015. Ok. Io ho iniziato, ormai sono già in Serie A, mi sono salvato con il Bari. La stagione scorsa io ho giocato con Quarna, Sabelli, Calderoni, Contini, Camporese, Romizzi, Donati centrali, Stojan, Sciaudone ai due lati, Galano e De Luca in attacco. L'ho distrutto il campionato di Serie B, quelli vanno a numeri, tu lo sai. E in Serie A mi sono salvato comprando solamente Pavoletti, Di Cesare e Emerson del Livorno. Questo per dire che purtroppo quest'anno ti dobbiamo proporre come nuovo DS. non critichiamo Paparesta, è andata così, punto. Buonanotte a tutti. Grazie, buonanotte anche a te. No, io mi soffermerei sul fatto che ti ha dato dell'anzianotto. Questo... No, a parte che lo conosco anch'io, solo che c'è un piccolo problema. Che lui non sa cos'è Football Manager e no, tu sì. No, io lo so, che il campo verde è tutt'altro un'altra questione. Il Football Manager è quello che si suol dire sulla carta, capito come funzionano le cose. Invece, in realtà... Comunque sul piano degli sforzi Gianluca Paparesta, dobbiamo dire che ce l'ha messa tutta, perché poi tra il mercato estivo e quello comunque invernale degli sforzi sono stati sbagliate poi delle scelte anche per quanto riguarda i calciatori, poi un allenatore esonerato, però gli sforzi sono stati fatti, ovviamente Paparesta farà tesoro anche di quelli che sono stati gli errori di questa stagione. Fioccano telefonate. Sì, perché comunque degli errori sono stati commessi, soprattutto si parla di quel famoso Salvatore progetto tecnico che è un po' mancato sin dall'inizio, tra scelte di calciatori, di allenatori, di mobili. È una cantilena che sentiamo. Adesso non voglio rubare spazio all'amico che è in attesa, dico solo che tutta la stagione è partita sotto l'egida della frenesia, del tempo che dovevamo rincorrere perché non c'era stato tempo di programmare, è inutile che stiamo a ripetere tutta la stagione. C'è stata frenesia probabilmente anche in determinate scelte, sia di affidare a
a certe persone certe cose, sia anche da parte di alcuni dei tecnici di cambiare modulo, di non essere fedeli magari, di avere un po' di pazienza, un po' costretti dall'ambiente, un po' costretti forse anche dai risultati. Quindi è stata tutta una rincorsa a qualcosa e tuttora stiamo rincorrendo qualcosa, a prescindere dall'identità di gioco, a cominciare dall'identità di gioco, il cambio frenetico di ruoli, giocatori, insomma è stato un susseguirsi di un rincorrere un qualcosa che non siamo ancora riusciti a trovare. Abbiamo un altro telespettatore in linea, pronto, buonasera. Pronto, buonasera, sono Giuseppe Manzari. Buonasera. Ciao Giuseppe, presidente dell'associazione Bar in Testa. Ciao Cristian, allora, innanzitutto io ti devo chiedere se puoi rimproverare Barbara. Sì. Che ho fatto? Da parte mia. Lo faccio subito. Perché, sì, no, la devi rimproverare, perché io ho chiesto 54 volte l'amicizia a Barbara. Ah, l'ha rifiutata, tutte 54 volte. Ma qui entriamo nel personale. Ma infatti. Però puoi immaginare però Giuseppe quante richieste... Come non la difendo? No, dico, non voglio difendere, no, difendi da solo. Dico a Giuseppe, puoi immaginare quante richieste di amicizia possa avere Barbara ora, poi da conduttrice di 91esimo minuto. Non credo, perché non è che sia questo granché, però vabbè. Ah, grazie. Questa è una frecciata per... Allora non ti accetto proprio più, no? Vabbè, scherzo, io, prego. Vabbè, con Salvatore sono già amico su Facebook, però vabbè, purtroppo Salvatore è già sposato, quindi... non puoi buttarti su Salvatore. È tutt'altro vedere, insomma, essere amico mio, essere amico di Barbara. Cristian, tu sei libero? Sì, lui è libero. Più o meno, dai. Beh, magari ci facciamo una birra, Giuseppe. No, a proposito, anche perché non ci vediamo da parecchio. Proviamo a drammatizzare un po', magari ci vediamo anche negli studi di Telebari a breve. No, però una domanda seria la voglio fare, soprattutto a Salvatore, che sicuramente capisci più di te di calcio. Oggi sei prodigo di complimenti, grazie. No, io la cosa che credimi, non capisco di questo allenatore, vabbè, è già da un po' di giornate che non capisco alcune cose di Nicola, alcuni giocatori fuori ruolo, Schiattarella che è un centrocampista che si è ritrovato a fare il terzino per un po' di partite, fortunatamente stasera ha rimesso tutto a posto in difesa, però noi siamo a un punto nel campionato, ma già da qualche giornata, che non abbiamo più nulla da perdere. Però io vedo sempre questo atteggiamento troppo prudente. Per esempio, io stasera non capisco il perché nel tridente offensivo ha messo Defendi. Cioè, oggi è una partita che, voglio dire, ormai non rischiamo più niente per la retrocessione, perché, voglio dire, ci mancherebbe altro. Abbiamo mezzo da Serie B dietro e veramente sarebbe... un disastro, sarebbe un suicidio retrocedere. Però io non capisco perché lui affronta le partite in maniera così prudente, in un campionato in cui veramente non abbiamo più nulla da chiedere, non abbiamo più niente da perdere. Cioè, perché non rischiare di più? Va bene? Grazie, buona serata. Beh, sì, anche il cambio di quest'oggi, insomma, Caputo per Ebagua, ha cambiato gli interpreti, ma l'atteggiamento è rimasto qua. La considerazione di Giuseppe. Io mi riaggancio. Sì, la condivido. Non condivido la cosa dell'amicizia, condivido la sua disano. No, mi guardava male Bagus, che condivido. No, ci sta. Sì, è vero, cioè a volte non è questione solamente di interprete, è anche di atteggiamento. Tu puoi anche avere degli interpreti tra virgolette che tendenzialmente possono far pensare a un atteggiamento prudenziale, però se ti riversi costantemente nella metà campo e nell'area avversaria, così come puoi schierare tre punte e poi giochi tutti dietro la linea della palla. Lo stesso Nicola non trasmette quella squadra quel coraggio necessario. Esatto, è questione sempre di atteggiamento. È chiaro che le caratteristiche peculiari di un giocatore fanno anche la differenza. Se io chiedo di fare l'attaccante a Romizzi, sto sbagliando tutto. Quindi intanto di mettere, e stasera l'ho detto prima, ha confermato Giuseppe, mettendo un po' in ordine e al posto giusto alcuni giocatori, si è visto qualcosa di più positivo e meno confusione. Per quanto riguarda l'atteggiamento, sì, io avrei rischiato il tutto per tutto, cioè metti tre attaccanti, cioè, se tu giochi, negli ultimi 10 minuti con De Luca, Ebagua e Caputo, dai un segnale forte, poi pure può andare lo stesso così o addirittura peggio, però hai dato un segnale forte che stai provando in tutti i modi. Spesso a me Nicola hanno convinto proprio nella lettura delle partite, anche l'ultima con il Bologna, quel cambio di Romizzi Minala, magari poteva cambiare anche in quel caso con inserendo visto un attaccante. Visto che vi state facendo due calcoli, siamo in chiusura, uomini, ve lo chiedo velocemente. Ci stai praticamente tagliando. La prossima in casa schierereste la stessa formazione oppure no? Una vostra formazione ideale per Bari? Ci sarà forse qualche squalificato, credo, oggi. Non so se c'è stato Boateng, Contini... E
Contini. Non so come sono messi. Comunque, dietro. Non li toglierei, stanno bene così. Contini potrebbe essere. Vabbè, voglio dire, in ogni caso, una cosa come 10 di fidati. Aveva sì, sì, ne avevamo parecchi. Ora non, per non quanto ricordo. Riguarda il discorso lì davanti, tu devi giocare con tre attaccanti se vuoi vincere la partita a tutti i costi col Cittadella. Perché se no anche una squadra timorosa viene qui, vede il tuo atteggiamento, schieramento, trattino, atteggiamento, un po' timoroso, prendono coraggio. Allora devi schiantarli anche moralmente, sì, facendo vedere che sin dal primo minuto trovi una squadra spavalda, tanto ormai cosa dobbiamo d'accordo? Sì, sì, d'accordo. Sì, ma ora cosa vuoi tergiversare? Lo stiamo dicendo a settimane, però non abbiamo visto un Bari sì, poi così spavaldo. So, però almeno nell'intenzione della formazione la vuoi mettere in un certo modo, almeno quella. D'accordissimo. Allora, siamo davvero in chiusura, non potevi che non essere d'accordo, perché stiamo davvero chiudendo, Cristian, quindi rifare la formazione. L'amicizia con Giuseppe. Io devo dire la verità, non accetto mai persone che non conosco personalmente. Quando ci sarà occasione, allora, forse dopo quello che ha detto... Anche comunque ospite dei nostri studi. Cristian, sono tutti amici tuoi su Facebook. Poco affidabile. Sì, bravo, Salva, hai capito benissimo. Allora, io ringrazio Salvatore Guastella per essere stato un ottimo compagno di viaggio. Ringrazio anche Cristian Siciliani. Ci rivediamo ovviamente in diretta dal San Nicola insieme a tutta la squadra. Speriamo di recuperare noi, Giuliano Giuliani. E poi ci sarà anche Natalie Torres. Io ringrazio per la regia di Telebari Michele Acquaviva e Alessandra Di Lalla, invece per quella di Radio Bari, Pasquale 33. Grazie anche a voi per averci seguito. Buona serata a tutti.